tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica stola che io ho deciso di chiamare Stola Flora. Questo perché per realizzarla ho utilizzato il fantastico filato della Mistrico Filati Linea Flora Color. Il colore che ho scelto io è il numero 4, guardate che meraviglia! E ogni gomitolo è da 100 grammi ed è un 30% lana, 70% acrilico. Fantastica, bellissima, calda e morbida. Per poter realizzare questa stola, che è larga circa 48 cm e lunga 190 centimetri, io ho lavorato soltanto due di questi fantastici gomitoli con l'uncinetto numero 5, ma ve ne voglio far vedere anche gli altri disponibili tutti sul mio sito Filati Elsa. Guardate che meraviglia, sono uno più bello dell'altro e trovo perfetto per farlo sia per voi che per qualche regalo di Natale di quest'anno. Comunque vi dicevo, per una taglia S vanno bene due gomitoli, per una taglia M ve ne consiglio tre, perché vi consiglio di farla leggermente più larga, quindi un motivo in più rispetto a me, e anche un po' più lunga. Invece di 190, per una taglia M o L dovreste arrivare almeno a 200-210 centimetri e vi serve per forza un gomitolo in più, perché io i due gomitoli che ho usato li ho utilizzati del tutto. Quindi, come sempre, il link vi lascio in descrizione, vi lascio il link al mio sito Filati Elsa. Per quanto riguarda la lavorazione è veramente semplicissima, perché è un giro che va ripetuto. Come vedete ricorda tantissimo il punto che ho utilizzato per la poncio stola rubino, però in realtà sono solo le strisce centrali, queste forate essere uguali, ma le strisce più lavorate, quindi queste più compatte, sono diverse e io lo trovo fantastico. Però vi posso assicurare che è un punto semplicissimo, è un giro che va sempre ripetuto. Quindi, come sempre, se anche questa creazione vi piace, mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per la nostra stola io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Flora Color, questo fantastico gomitolo con queste sfumature davvero stupende. Guardate che colori meravigliosi! Il colore che però ho scelto di utilizzare io è il numero 4. Lavorerò con l'uncinetto del numero 5 e vi dico già che io qui ho un piccolo campione. Nella lavorazione vera e propria io ho montato 72 catenelle, qui ne ho di meno perché vi faccio vedere il campione. Con 72 catenelle io ho una larghezza di circa 48 centimetri e vi dico già che la nostra lavorazione si ottiene su un multiplo di 10 a cui vanno aggiunte 2 catenelle, ed è per questo che ho fatto 72 catenelle, quindi multiplo di 10 a cui vanno aggiunte 2 catenelle. Quindi, se la volete più larga rispetto alle mie 72 catenelle, dovete montarne 82 o 92. Detto ciò, quindi io vi faccio vedere subito come andare a fare la nostra lavorazione. È un giro che andrà sempre ripetuto, noi faremo prima il giro base e poi andremo a fare il giro che viene sempre ripetuto. E andiamo a realizzare quindi 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto la prima delle maglie di delle catenelle di base, vado nella seconda e realizzo un'altra maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo dovremo fare per tutto il giro, quindi vado a realizzare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2. Le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro nella stessa catenella e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, 1, 2 e le chiudo insieme. Salto 2 catenelle e di nuovo da fare 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2 e ricomincio da capo, quindi 4 catenelle. Salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, 1, 2 e le chiudo insieme. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, 1, 2 e le chiudo insieme. Salto 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2.
Le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte non chiuse, una, due e le chiudo insieme. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Scusate, mi tiro un po' ogni tanto il filo, quindi 4 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Salto 2 catenelle, entro nella terza, 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse, una, due e le chiudo insieme. E quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Devo terminare il giro, quindi vado a fare sempre 4 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto 2 catenelle e vado a fare le mie ultime 3 maglie alte, una in ogni catenella, una, due e tre. Quindi noi dobbiamo ripetere sempre il giro, ci giriamo con la lavorazione e quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi per un totale di 3 maglie alte, e poi andiamo a fare 4 catenelle, salto l'archetto di 2 catenelle, vado direttamente in quello di 4 e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle. Vado dove ho l'archetto del ventaglio fatto con le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella, rientro, di nuovo 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Di nuovo vado nel ventaglio successivo, 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella, rientro, 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Quindi di nuovo 4 catenelle, si salta l'archetto, si va in quello di 4 e si fanno 2 maglie alte, 2 catenelle e si continua così. Quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Si terminerà andando a fare sempre 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Vedete, sono arrivata alla fine del giro, ho fatto le 2 catenelle, quindi vado a fare le mie 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, 2 e 3. Quindi poi si gira la lavorazione e si ricomincia da capo, quindi sempre 3 maglie alte, 4 catenelle, maglia bassa nell'archetto di 4 catenelle, 2 maglie alte e ventaglio sopra ogni ventaglio. Quindi questo è il giro che andrà sempre ripetuto per creare appunto la nostra stola. Io naturalmente adesso continuerò a lavorare, vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere il giro, no, più che altro vi dirò in centimetri quando ho fatto lunga la mia stola e vi dirò anche quanto dovesse fare la lunga per le taglie più grandi. Allora, io ho terminato la mia stola e ho ripetuto il giro fino ad arrivare ad una lunghezza di circa 190 centimetri. E come lunghezza per me va più che bene. Mi raccomando, per le taglie un po' più grandi, io considero di arrivare almeno a 200-210 metri invece di fermarvi a 190 come il mio, perché più lunga è la stola, più diventa avvolgente. Quindi, ripeto, io ho ripetuto il giro fino ad arrivare a 190 centimetri di lunghezza.